Sì, dicevo buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Voglio salutare e ringraziare la professoressa Lea Ibi del London School of Economic and Political Science per la lezione che ci terrà oggi. La lezione gramsciana è sempre un momento importante del calendario annuale del Gramsci e per questo devo ringraziare anche Nadia Urbinati che in questi anni ha sempre anche speso la sua autorevolezza scientifica per portare qui a Bologna e discutere con lei e con noi, insomma, grandi studiosi. Insomma, è una vicenda che comincia nel 2006 con la lezione di Gayatri Spiva, che poi potete vedere nel sito del Gramsci, insomma, quali studiosi si sono avvicendati in questa occasione, appunto, studiosi di grande rilievo, di grande rinomanza internazionale. La lezione di oggi, partiti politici e polarizzazione sociale. Beh, mi viene da dire che è un classico tema gramsciano, appunto. È noto che Gramsci nei quaderni ha riflettuto a lungo, insomma, su questo tema, inserendolo all'interno di un'architettura teorica molto complessa e che consentiva di andare oltre a quello che era il modello originario, quello leninista dell'avanguardia, sulla quale anche Gramsci si era formato. Ma anche Gramsci, ancora leader politico del Partito Comunista d'Italia per pochi mesi a Lione, nel congresso, terzo congresso, appunto, che è quello che lo consacra come leader poi del partito, specifica, appunto, dice ci sono quattro aspetti che qualificano il partito politico, no? L'ideologia, quindi la visione del mondo che deve avere un partito politico, la classe dirigente che deve avere la capacità di formulare una proposta politica, il rapporto con le masse, già questo insomma è un elemento di complessità che forse non c'era nel modello originario di fondazione del Partito Comunista d'Italia e infine la strategia. Ma c'è un altro elemento che Gramsci dava per scontato probabilmente. Per oggi, poi si è perso probabilmente, cioè quel partito era, si considerava la sezione italiana di un partito mondiale, di un partito internazionale. E poi lo sappiamo, il Gramsci del dopoguerra viene molto italianizzato, c'è una torsione nazionalistica dei comunismi che conosciamo, ma l'internazionalismo era un po' la base dentro la quale pensare anche la transizione italiana. L'internazionalismo, che potrei dire anche magari in maniera un po' tranchant, finisce negli anni 90, non ci sono più poi, perché è ben diverso la governance internazionale dall'internazionalismo, che è un progetto collettivo di trasformazione. Ma su questo so che la nostra relatrice di oggi è molto sensibile, quindi sono sicuro che ci darà elementi utili per la riflessione. Vi ringrazio ancora, non tolgo altro tempo, lascio la parola a Nadia Urbina. Grazie Paolo Capuzzo, grazie a tutti voi, naturalmente a Lea per aver accettato il nostro invito di venire a Bologna per la consueta lettura o lezione gramsciana, che quest'anno è la sedicesima. Io, per me è veramente un onore introdurre, la devo ringraziare tantissimo, introdurre Lea Ipi perché rappresenta una straordinaria biografia dell'Europa del dopoguerra, in qualche modo. Beh, lei è più giovane, ovviamente, e come la biografia ci insegna, questa, insomma, che ha scritto è nata nell'87, quindi era una bambina quando si strutturò l'Europa e il mondo che conosciamo e che oggi sta un po' è sotto pressione. Però ha questa, la sua storia e la sua produzione, diciamo, accademica riflette questa tensione tra una dimensione, diciamo, internazionalista e una dimensione culturale o legata agli aspetti della vita delle persone. Questo aspetto che attraversa la biografia, anche i suoi libri, la porta adesso a una teorica politica di estrema originalità e di estremo interesse. Ha scritto moltissimo, nonostante la giovanissima età, ha scritto libri molto importanti, alcuni dei quali tradotti in Italia, penso da La Terza, vero? Quindi Global Justice and Avant-Garde Political Agency, The Meaning of Partisanship, che è qui, penso che questo non sia tradotto insieme al marito Jonathan White, e poi The Architectonic of Reason, pubblicati tutti da Oxford Press, e ad ultimo, per ultimo, questa diciamo, autobiografia che è anche una biografia del nostro tempo, perché in questi mesi di guerra abbiamo
stiamo sperimentando proprio nelle nostre vite quotidiane, uno aspetto di quella che era la storia europea, insomma, ancora così collegata ai due mondi, ancora così manichea, ancora così in tensione tra un tipo di libertà e un'altra, tra un tipo di società e un'altra, dal quale ancora non siamo usciti, siamo ancora a discutere di questo. Io sono rimasta affascinata dall'immagine, da una immagine tra tante, ma insomma sono varie, ma una sola vorrei almeno menzionare, quella legata alla nonna, che in una intervista per l'ANSA, riportata dall'ANSA, la ricorda. La nonna materna, lei mi diceva, sono le parole sue, non del libro, ma di questa intervista. E mi è rimasto dentro che la libertà vera è la dignità delle persone, e questa forma di libertà morale, che è il centro della persona, nessun sistema, per quanto sia oppressivo, può riuscire completamente a toglierla. E questo è un aspetto veramente unico nel libro, che non è quindi giudicante o giudicatorio, non è che metta il bene da un lato e il male dall'altro, ma ci invita a considerare la libertà anche nei momenti di più grande difficoltà o anche oppressione. In fondo, era una bambina e nella vita dell'infanzia la libertà si esprime nella sua maggiore potenza. E voglio anche ricordare, a proposito della sua diciamo, biografia, che attraversa o parte della sua vita in Italia dopo la caduta del regime di Enver Hoxha in Albania, passa in Italia e studia a Roma al Dipartimento di Filosofia, vero? C'era Nicolao Merkel, c'era. E poi naturalmente attraversa, insomma, lascia il paese, il nostro paese, e oggi insegna appunto a Londra. Io non ho altro da aggiungere se non appunto ricordare il titolo e quindi invitare lei a fare la sua lezione, dopodiché ci saremo felicissimi di discutere con lei. Grazie. Grazie, grazie Nadia, grazie a voi tutti di avermi invitata. Allora, la mia lezione è molto più accademica di quello che dirò all'inizio, però vorrei partire con qualche riflessione biografica. Perché questo libro, che è un po' una biografia familiare, una storia politica, è anche un po' la mia biografia individuale. E finisce con un ritorno a Marx e alla London School of Economics, dove io insegno Marx e marxismo, e uno dei dilemmi che ha fatto partire la scrittura del libro è stata proprio mia madre, che mi diceva, che spesso i miei cugini albanesi dicevano: che ci fa tua figlia a insegnare Marx alla London School of Economics, che abbiamo dopo il comunismo albanese, eccetera. E per me questa domanda era sempre stata così, una domanda esistenziale a cui non ho mai riuscito a rispondere fino in fondo, e ho scritto questo libro in parte anche per rispondere. Però la cosa che non ho detto alla fine del libro è che in realtà per me, Nadia ha parlato un po' del soggiorno italiano, degli studi in Italia, è che per me in realtà è stato l'incontro con la sinistra italiana e anche molto, devo dire, con la cultura del PC, scoperta anche di Gramsci, che mi ha fatto rivalutare e rivedere tutta una parte del marxismo come risorsa intellettuale fondamentale per riflettere sul futuro. Quindi venivo da questo comunismo albanese molto rigido, molto dogmatico, e in gran parte il mio ritorno a Marx, l'interesse per il pensiero di sinistra, per il socialismo, e anche il mio adesso dirmi socialista, è dovuto proprio a questo percorso in Italia, alla conoscenza dei testi e a questo filone di sinistra italiano. E devo dire anche che i due temi di cui parlerò oggi, che sono appunto la partigianeria, il partito politico come forma fondamentale di espressione democratica, e quello che dirò alla fine sull'importanza del transnazionalismo, sono legati a due temi che sono particolarmente pertinenti ad oggi. Uno è ovviamente Gramsci, il pensiero di Gramsci, e la riflessione sull'indifferenza politica che parte da Gramsci, in cui appunto troviamo l'invito a essere di parte. Il fatto che, ricordate le parole famose di Gramsci, no? Odio gli indifferenti, e quando uno incontra l'indifferente gli viene da chiedere: ma tu dov'eri? Che cosa hai fatto mentre la storia succedeva? Qual era il tuo punto di vista? Come hai contribuito
a rimediare, a riflettere sulle ingiustizie sociali e sulla crisi. E l'altra è l'importanza del transnazionalismo, diciamo, di una sinistra che è anche un progetto non soltanto nazionale ma internazionalista. E ci tenevo a menzionare oggi un'altra figura che per me, non filosofica ma politica, che per me è stata anche un importante punto di riferimento nel mio percorso politico, che è Enrico Berlinguer, che oggi compie 100 anni e che appunto, Natale ero in Albania, ero in una villa di Enver Hoxha al sud dell'Albania, dove c'erano esposti tutti i suoi libri. A un certo punto trovai questo libro di Enver Hoxha dal titolo L'eurocomunismo è anticomunismo, perché appunto l'atteggiamento del comunismo in Albania, della sinistra albanese con cui sono cresciuto io, era appunto questo di rifiuto della sinistra transnazionale, questo ritorno a un atteggiamento molto nazionalista, molto rigido. Quindi sono queste un po' le due figure, diciamo, che ci tenevo a parlarne oggi, a menzionare il nome Berlinguer da una parte, proprio perché questa ispirazione all'importanza di una sinistra transnazionale e radicale, e d'altra parte appunto il pensiero di Gramsci sulla partigianeria. E penso che gli echi di entrambi li sentirete nella lezione che sto per tenere, che è sul concetto di polarizzazione e sulle ansie che il concetto di polarizzazione genera nelle società contemporanee di oggi, dove appunto il concetto di polarizzazione è diventato centrale per cercare di capire lo sviluppo e anche la crisi delle democrazie occidentali e di altre forme di governo, dove molti studiosi parlano della polarizzazione come una tendenza a una deriva antidemocratica, a una tendenza ad enfatizzare gli estremi nella politica, a una tendenza di tolleranza che suggerisce che opinioni che hanno intensità particolare o vengono espresse in modo particolarmente forte portano a disaccordi che minacciano l'andamento della democrazia. Questa è un po' la diagnosi che troviamo, appunto, il male della polarizzazione politica, la minaccia al ben governo, al vivere civile nelle società liberali e il danno che lo scambio, lo scontro tra punti di vista particolarmente che vengono avvertiti in modo particolarmente forte spongono l'uno all'altro e quindi anche alla comprensione dei cittadini. Dove appunto si vede come il concetto di polarizzazione ci porta a riflettere in un certo senso all'importanza del centro in politica, cioè si parla del male della polarizzazione e questo parlare del male della polarizzazione suggerisce l'importanza dell'arrivare al centro, di una concentrazione di forze politiche che invece di distinguersi l'una tra l'altra, invece di uno scontro di opinioni, cercano invece di moderare l'un l'altra e di arrivare a un raggruppamento diverso e di centro. E quindi c'è, diciamo, una metafora che parte come una metafora spaziale, dove vediamo la destra e la sinistra vengono discussi come i poli della polarizzazione di cui si parla, e dove appunto c'è un centro che invece sarebbe più desiderabile, più forse compatibile con con un altro ideale del vivere civile in società. E quindi la polarizzazione in questo contesto, in queste critiche, viene spesso valutata negativamente, perché si dice che appunto questo porta gli estremi a non tollerarsi e mina le capacità di prendere decisioni collettive perché le opinioni sono forti, gli scontri portano all'intolleranza reciproca. E c'è questo, e quindi diciamo la critica alla polarizzazione parte anche da uno scetticismo di fondo sulle istituzioni di partigianeria, sul prendere parte appunto quella cosa con cui abbiamo iniziato, nella misura in cui si pensa che la disciplina del prendere parte, il prendere parte e l'attaccamento alle posizioni di parte si presume che aumentino la polarizzazione. Quindi io vorrei partire facendo un po' una riflessione intanto su questo modo molto astratto di parlare della polarizzazione. E presentare magari qualche nota di cautela sul modo in cui parliamo della polarizzazione. E alcune di queste note di cautela sono empiriche,
Perché intanto la metafora spaziale su cui si basa l'analisi della polarizzazione è una metafora fuorviante, nel senso che fa riferimento a un'idea di centro, ma non è molto chiaro e non è definito bene che cos'è il centro, perché il centro dipende da quanto è lungo il percorso, da dove uno parte, eccetera. E quindi si sostiene che il centro corrisponda a punti di vista più largamente diffusi. E quindi si parte con un'assunzione della ragionevolezza del centro a prescindere da come si definiscono i poli. Inoltre, lo schema funziona dicendo che le osservazioni di polarizzazione tendono a implicare che entrambe le parti del disaccordo si allontanano in modo simmetrico l'una dall'altra. Quindi si oscura la possibilità che in realtà tutti si stiano muovendo in una stessa direzione, o che una parte stia rimanendo costante mentre gli altri continuano a reinventare se stessi. Quindi è un po' una trappola quella della definizione astratta della polarizzazione, un po' una trappola che non ci permette poi di andare a fondo, di sviluppare i contenuti, di che cosa si intende quando, per esempio, si sente questo invito ad arrivare al centro. Secondo me bisogna essere prudenti con l'uso e con il concetto di polarizzazione perché implica una teoria normativa fondata sull'idea che il conflitto politico deve essere minimizzato. Ed è questo, secondo me, che si potrebbe partendo, volendo mettere in discussione. Secondo questo modello, della minimizzazione del conflitto politico, i partiti responsabili dovrebbero fare appello ai votanti di centro ed essere bipartisan, incarnando un'idea consensuale della politica. E anche questa prospettiva richiede un esame un po' più attento, perché ci dice poco a proposito del contenuto del disaccordo, delle ragioni entro le quali si deve fondare il consenso bipartisan, per esempio. Implica che le forme di disaccordo sono analoghe l'una all'altra, e ignora la possibilità che a volte uno dei poli possa meritare una netta opposizione, mentre l'altro richiede un'accanita difesa. Queste sono tutte considerazioni astratte di cui dirò un po' di più. Però il concetto di polarizzazione porta con sé un ideale normativo implicito che possiamo caratterizzare come l'ideale della moderazione. E quindi la moderazione è una virtù che viene spesso evocata in tantissime diagnosi della presente crisi, del presente politico, come un modo per prevenire le tendenze verso la polarizzazione e per contrastarle quando queste tendenze emergono. Ma fino a che punto possiamo crederci la moderazione è un ideale ragionevole? La moderazione è stata, c'è cioè una lunga storia del pensiero politico che discuta della moderazione come un approccio desiderabile alla politica. Lo troviamo per esempio in Aristotele, lo troviamo in Cicerone, in Montesquieu, in Burke, in Constant, in Berlin e anche in altri autori. E si può ricostruire una difesa della moderazione che si basa un po' sul pensiero di tutti questi pensatori, che è incentrata sui pericoli dell'estremismo, dell'antagonismo e delle divisioni e del fervore. E per i difensori, quello che definisce la moderazione, il moderato, è la propensione a mettersi in discussione, a evitare semplificazioni manichee, rigidità ideologiche e a cercare un equilibrio tra idee e interessi in competizione. Quindi, da una parte si potrebbe pensare ci sono buone ragioni per pensare che la posizione moderata dovrebbe essere la posizione preeminente nella vita politica. Cioè, il fatto che le persone siano in disaccordo, si può dire, è uno dei fatti fondamentali, il punto di partenza della politica, però se le persone non sono d'accordo a mettere da parte certe differenze, non si può raggiungere, ci dicono quelli che difendono la moderazione. Non si può raggiungere una vita in comune, un vivere civile in comune. E quindi si dice che le costituzioni, per esempio, tendono a essere istituite anche quelle come meccanismi spesso di moderazione che permettono alle parti di mettere da parte, di astrarre dai loro disaccordi e di arrivare a un punto di vista che evita l'estremismo delle posizioni estreme. E quindi,
E si parte spesso, la difesa della moderazione parte spesso proprio da questa allergia, si potrebbe dire, all'estremismo, all'antagonismo, all'atteggiamento distruttivo. Spesso questo viene anche considerato un atteggiamento antipatriottico, perché poi troviamo che c'è sempre un overlap tra la difesa della moderazione e la difesa del patriottismo costituzionale, per esempio. E quindi sembra tutto ragionevole. Cioè, io vorrei intanto cominciare partendo, presentando magari qualche nota di critica proprio all'ideale della moderazione. Che ragione ci possiamo, quali ragioni potremmo avere per essere scettici della moderazione? Che cosa rende la moderazione una virtù, per così dire, dubbia? E porre questa questione non significa sostenere che non ci sono contesti in cui la moderazione ha un ruolo da svolgere, ma chiedersi se la moderazione soltanto meriti di essere celebrata come la virtù fondativa della politica. Dunque, la prima cosa da osservare, secondo me, è che la moderazione e il valore della moderazione è in un certo senso condizionale alla natura della società a cui si applica. Cioè, è un ideale appropriato quando abbiamo una società giusta e quando abbiamo dei valori, degli ideali che dobbiamo difendere. Ma le cose sembrano un po' diverse se lo status quo è particolarmente corrotto, se viviamo in una società particolarmente ingiusta, che necessita giustamente di un cambiamento profondo. È improbabile che la moderazione garantisca, in questo caso, la forte opposizione necessaria che serve per cambiare una società particolarmente ingiusta. È probabile che la moderazione garantisca la tranquillità delle istituzioni, ma però ci porta anche a depoliticizzare le questioni, quando invece quello di cui avremmo bisogno in una società ingiusta è proprio la politicizzazione che permette ai soggetti politici di rendersi conto dell'ingiustizia di cui assistono, a cui assistono. E quindi la polarizzazione è, in questo caso, il sintomo, in un certo senso, di un cambiamento a cui si oppone resistenza per i critici della polarizzazione, mentre d'altra parte si potrebbe presentare una difesa della polarizzazione che ci dice: no, guardate, il prendere parte in questo contesto, in una società ingiusta, è importante proprio per porre fine alle ingiustizie e per arrivare a una società dove il vivere civile è al centro delle istituzioni. E quindi e questo sarebbe anche il mio punto di partenza. Il cambiamento politico, in questo caso, nel caso di una società ingiusta, dipende dall'azione di chi prende parte, dall'azione di chi è consapevole e responsabile della necessità del cambiamento politico. E dipende anche dall'azione di gruppi, dove la moderazione è un atteggiamento che in genere contrasta con la partecipazione politica, anzi spesso mira a prevenirla. Cioè, se pensiamo alla moderazione come virtù astratta, in questo contesto, in un contesto di una società ingiusta, è un ostacolo allo sviluppo della politica di gruppo, della politica di parte, che permette poi quel cambiamento fondamentale di cui c'è bisogno. Quindi la moderazione a volte può essere inadeguata al conseguimento di un cambiamento radicale e può anche essere inadeguata alla difesa di una buona costituzione. Cioè, da una parte ci sono le società ingiuste, ma d'altra parte c'è una società dove magari uno può ipotizzare che ci sia una costituzione giusta che viene minacciata da altri attori, dove quello che c'è bisogno è proprio il prendere parte per difendere la costituzione in questo caso. Dunque i limiti della moderazione come posizione politica sono particolarmente evidenti nelle circostanze in cui, per esempio, i fondamenti costituzionali di un sistema politico vengono messi a rischio. Pensate alle cose che i moderati di solito difendono: lo Stato di diritto, per esempio, la separazione dei poteri, il pluralismo politico, la canalizzazione del disaccordo e la tolleranza. Una presa di posizione, cioè una presa di parte fondamentale, robusta e di principio, può essere necessaria proprio per difendere queste cose quando sono minacciate da forze potenti, come per esempio sappiamo da... Quindi queste sono, diciamo, alcune ragioni di fondo, di generali, per essere scettici della moderazione come virtù astratta che deve essere difesa in circostanze politiche che ci permettono di ragionare sulla moderazione
o sulla polarizzazione. Una delle aree in cui sembra essere particolarmente vivace questo dibattito tra l'ethos di moderazione e le norme democratiche più ampie è proprio la partecipazione politica, cioè quella che viene, che succede tramite agenti politici collettivi in cui gli individui prendono parte e canalizzano le loro visioni di principio, le loro visioni politiche che sono fondamentali per trasformare la società. Più i confini del dibattito si allargano e più diventa impegnativo l'obiettivo della moderazione. Quindi tenere la vita pubblica orientata semplicemente a un ideale pragmatico di problem solving significa limitarla a una stretta cerchia di elite che condividono idee simili. Al contrario, per chi ha a cuore la partecipazione popolare e concepisce la democrazia come forma di partecipazione popolare, quello di cui abbiamo bisogno è una politica di gruppi impegnati in scambi antagonistici e che probabilmente sarebbe più efficace proprio per difendere queste istituzioni che vengono minacciate. E qui vorrei arrivare al secondo punto del mio intervento, che è la questione di quali possano essere questi gruppi politici fondamentali di parte che permettono ai cittadini di orientarsi politicamente e di orientarsi in uno spazio politico in cui non è la moderazione l'ideale fondante, ma uno scambio di opinioni, di punti di vista politica, di politiche pubbliche, di principio, ma dove però l'antagonismo non viene visto come il nemico principale, ma come una risorsa da sviluppare nella vita democratica. E questo, secondo me, è l'istituzione del partito politico. Negli ultimi anni il partito politico è stato visto dagli scienziati politici, dai media, dai politici in generale, come semplicemente veicoli per vincere le elezioni. E secondo questa logica diffusa del partito politico, per come viene trattata oggi, l'obiettivo principale è quello di mettere insieme le preferenze dei cittadini allo scopo di vincere le elezioni, di ottenere una partecipazione nel governo. Quindi c'è un'immagine del partito come macchina dove basta sapere quali bottoni e quali tasti premere per vincere le elezioni, che però secondo me oscura un'altra funzione fondamentale del partito politico, che permette al partito politico di essere agente di canalizzazione di principio nella vita politica. Quindi quelle che questa immagine del partito come macchina che vince le elezioni alla fine tende ad omettere sono le aspirazioni normative e trasformative che chi prende parte proclama nella partecipazione a un partito politico e che forma alla fine la base per una comprensione, secondo me, più sottile di che cosa sia la partigianeria, di cosa sia il prendere di parte. Storicamente i partiti si sono contrapposti alle fazioni, in quanto gruppi che le fazioni possono essere considerate come gruppi che perseguono soltanto il bene di una parte della comunità, mentre il partito politico invece è una forma di partecipazione politica che invoca degli ideali politici più ampi, dove l'essere di parte è al servizio di questi ideali politici più ampi. Quindi quello che un'idea di partito più esigente rispetto a quella dell'essere semplicemente macchina elettorale, quello a cui quest'idea dovrebbe puntare, è un partito come un'associazione che potremmo identificare come un insieme di fini politici che vanno da obiettivi politici relativamente specifici a valori e a principi più astratti. Quindi in questa seconda concezione più ricca del partito, il partito è una comunità di fini. È una comunità in cui i soggetti partecipano e si riconoscono l'un l'altro nell'analogia tra i fini che perseguono e gli ideali che pensano che siano strumentali, che dovrebbero essere realizzati. Quindi un partito in questo caso è importante che sia distinto proprio dalla fazione, che è sì essere di parte ma soltanto al servizio di cause parziali, mentre un partito politico è un'entità che prende parte sì ma al servizio di un insieme di ideali più largo, più ampio.
ed è cruciale per capire la differenza, anche questa distinzione tra partito politico da una parte e fazione dall'altra, secondo me è importante per comprendere la differenza tra forme positive e negative della divisione politica, dove si può vedere come la polarizzazione può essere sì una condizione distruttiva, ma può essere anche una condizione produttiva quando si concepisce, quando passa tramite il partito politico. Quindi i collettivi che si concepiscono come comunità di principio, come partiti politici, sono capaci di promuovere forme di conflitto che sono inevitabilmente più aperte rispetto a quelle che si definiscono in contrasto agli altri. E questa comunità di principio, questo partito, il partito politico concepito come comunità di principio, è un raggruppamento consapevolmente elastico, perché non si basa semplicemente sulle identità politiche precostituite, ma invece è al servizio della trasformazione di questa identità politica grazie a un processo di scambio democratico all'interno del partito. Quindi il partito si fa veicolo al suo interno dello scambio democratico, e una volta che lo scambio democratico succede, c'è all'interno del partito, poi canalizza questo scambio nella società più ampia e permette di articolare punti di vista più sofisticati. Quindi i collettivi politici sono luoghi di partecipazione, di istruzione e di impegno, e il partito è l'esempio più importante, anche se non è l'unica istituzione in cui c'è questo scambio, ma è un'istituzione particolarmente importante perché ha un piede, per così dire, nella società civile e un piede nello Stato. Ci sono anche altre forme di mobilitazione spontanea, di azione diretta, dove ci può essere anche lì un intervento significativo nella vita politica, per esempio tramite i movimenti sociali, tramite i sindacati, eccetera. Ma quello che il partito politico offre è unico in un certo senso, proprio per questo modo di mettere insieme da una parte la mobilitazione sociale all'interno della società civile, il volontarismo, gli individui che si fanno comunità e che promuovono questi fini insieme, ma d'altra parte anche la parte del momento in cui si fanno le leggi, in cui appunto questa mobilitazione sociale diventa politica pubblica. E quindi il tipo di partecipazione che offre è in un certo senso più efficace e più in sintonia con gli ideali politici di eguaglianza e di sovranità popolare di cui si parla nelle costituzioni democratiche, perché sono costruiti attorno a una struttura organizzativa che permette di sviluppare un insieme di procedure democratiche, che prende decisioni e che mette i membri nelle condizioni di dare forma alla vita politica. E quindi questo è uno degli aspetti importanti. Proprio il partito è importante perché tra la società civile e lo Stato e permette di collegare il punto in cui si fanno le leggi con quello in cui i cittadini si mobilitano nella società. L'altro aspetto che è anche molto importante è l'aspetto di durazione del tempo, cioè l'aspetto di temporalità, l'estensione temporale del partito, proprio in quanto i partiti ci forniscono un contesto che offre la possibilità di relazioni e di legami duraturi di solidarietà, a differenza degli accordi temporanei che si raggiungono nelle altre associazioni, cioè nel movimento sociale, nel sindacato. Le forme di alleanza che si creano sono sempre definite nel tempo e sono molto issue driven, cioè sono spesso orientate dai particolari problemi che affrontano. Il partito politico è l'unica struttura organizzativa che ci permette nel tempo di estendere questi sforzi e di, in un certo senso, costruire dei percorsi per cui si può imparare dagli errori del passato per cercare di dare forma alle attività del futuro. Quindi dove l'impegno politico appunto comporta una propensione a rimanere fedeli a una causa e a opporsi a quelli che la ostacolano, e però anche a riservare, a creare una riserva di risorse che può essere trasferita da una generazione all'altra. E questo è anche l'altro punto molto importante. Quindi questi, diciamo, sono un po' gli argomenti democratici a favore della partigianeria e dei conflitti a cui, in cui in un certo senso la partigianeria si fonda, dove però non viene limitata, che sono focalizzate sulle risorse per una cittadinanza attiva che mette a disposizione della vita comune proprio questo veicolo di partigianeria del prendere parte. La partigianeria è un tipo di impegno politico
che può creare a, che può servire a creare nuove istituzioni e che può anche permetterci di rivedere i confini politici, non solo per riprodurre conflitti già esistenti, ma anche per offrire una comprensione migliore delle crisi che attraversiamo. Il partito può anche lì avere un ruolo molto importante come agente istituzionale collettivo che permette di mettere in opera una riflessione collettiva sulle crisi che attraversiamo e sulle possibilità di emergere da queste crisi. E alcune delle sfide di cui si potrebbe parlare adesso sono per esempio quelli che hanno a che fare con il rimodellamento del demos, la sfida alle esclusioni, la concezione della cittadinanza come una cittadinanza etnica senza ripensare appunto alla base della cittadinanza in modo molto più inclusivo e democratico. E anche lì il partito politico sarebbe, diciamo, al centro di una tradizione dove è stato sempre questo il ruolo in cui ha svolto nella società. Storicamente è stato spesso attraverso l'intervento proprio dei partiti politici che gruppi sociali esclusi, sia dal punto di vista etnico che dal punto di vista religioso, dal punto di vista della classe, che prima erano fuori dalla vita politica, vengono integrati nella vita politica proprio tramite l'azione del partito politico. E quindi, per esempio, una volta si può pensare al diritto di voto di massa, dove anche lì il partito politico è stato centrale elemento per espandere il diritto di voto, dove una volta che le masse vennero coinvolte nella politica, poi c'era un'azione collettiva in cui il concetto di cittadinanza appariva nel contesto di un'attività partigiana, non moderata, ma partigiana in cui appunto chi aveva preso parte era in grado di ridefinire il confine della cittadinanza. Quindi importante perché in quanto agenti inseriti in questa struttura istituzionale soggetta sempre ad esame critico, i partigiani riescono a mettere in discussione i confini della partecipazione nella maniera più visibile possibile. Quindi non è solo l'individuo che agisce dal suo punto di vista da individuo, ma è un individuo che agisce all'interno di un collettivo, che quindi rende anche i conflitti che attraversano gli individui molto più visibili proprio grazie a questa collaborazione collettiva. Quindi la partigianeria che si estende per esempio oltre i confini potrebbe essere guidata da un orientamento ideologico e sovranazionale che spesso nella storia recente è stato il risultato di fondare istituzioni che tendono a un popolo sostanzialmente ricostruito, come l'Unione Europea, per esempio, e dove il processo partigiano di definizione del soggetto politico si colloca su un continuum che parte dagli stati-nazione, che parte dalle barriere politiche che conosciamo, ma che permette di mettere in discussione queste barriere, di ampliarle per ripensare la cittadinanza a livello transnazionale. Io vorrei dire, magari concludere con qualche riflessione sulle critiche che questo, diciamo che la mia posizione, questa interpretazione, che questa difesa dei partiti tende ad attrarre. Si dice spesso che oggi nelle democrazie occidentali i partiti politici hanno smesso di scontrarsi su questioni politiche importanti. La gran parte di loro si è indirizzata sostanzialmente verso lo stesso modello socio-economico e ha portato a una trasformazione del partito politico a un cartello. Questa è una delle diagnosi più frequenti che si trovano quando si parla di una difesa, di una rivalutazione del partito politico. E dove spesso si dice che le divisioni che alimentano queste preoccupazioni democratiche sono divisioni non più socio-economiche ma culturali, di linea, e che quindi si dice sono intrattabili, e dove appunto sembra che il partito politico è incapace di catturare queste nuove divisioni etniche, così si dice culturali, perché proprio vengono articolate su linee di divisione da parte dei cittadini. E quindi spesso si dice questo vuol dire che il partito, questa è la fine del partito, è la fine di una forma politica dove appunto non si vive più in un'epoca dove sia possibile resuscitare il partito, ma in un'epoca in cui ci troviamo semplicemente al confronto di fazioni politiche e dove questo ideale di partito inclusivo, democratico, dove appunto si riflette all'interno, si costruisce tutto un percorso collettivo, è morto. Però io direi che la politica
riflette in un certo senso le società in cui, tendo a rispondere a questa osservazione dicendo che la politica è vero che in un certo senso riflette le società in cui si realizza, e sicuramente è vero anche che ci sono state trasformazioni socio-economiche, culturali, politiche che hanno avuto un impatto negativo sui programmi che permettono alle persone, ai cittadini, di impegnarsi in politica. Però, secondo me, importante quando si ritorna a questa funzione democratica del partito, quando si ritorna a questo elemento di volontà dei cittadini che poi entrano all'interno di questi soggetti, è importante che il soggetto ci sia, che l'istituzione ci sia, perché è l'esistenza dell'istituzione che poi permette di pensare alle condizioni di rinnovamento. E da questo punto di vista i partiti comunque conservano, secondo me, risorse che non sono che sono inutilizzate per rinnovare la propria identità e anche come associazioni di principio. E vari esperimenti, anche studi empirici, hanno dimostrato che cose, per esempio, come la deliberazione intrapartitica, la revocazione dei rappresentanti, la messa in rete e la comunicazione digitale all'interno dei partiti, sono alcuni degli elementi su cui si potrebbe pensare, su cui si potrebbe ricostruire e rivitalizzare questa idea di partito, che non è semplicemente un ricettore passivo, che non è semplicemente sintomo della crisi, ma si fa invece propulsore di una soluzione. E è importante anche ricordarsi a questo punto che chi muove questa obiezione in un certo senso concede che poi di fondo il problema non è la polarizzazione in sé, il problema è come accada e come si articola in nome di chi e per quali fini. E quando manca il dibattito di sostanza, quando la democrazia non è in grado di offrire istituzioni capaci di confrontarsi proprio da questo punto di vista, è lì che la polarizzazione diventa un problema. Se il conflitto è lì e quando mancano queste istituzioni, che il conflitto prende una forma distruttiva, e dove, quale esito il confronto politico prende, dipende da come i partigiani scelgono di esercitare le loro capacità. E più in generale dipende anche dalla possibilità che un atteggiamento di principio possa sostituire questo atteggiamento pragmatico di cui i partiti si fanno portavoce oggi. Quindi io concluderei adesso dicendo che le ansie sulla polarizzazione in generale sono molto diffuse, che in un certo senso sono espressione del modo in cui la politica viene studiata oggi, e dove la polarizzazione descrive un sistema politico che contrasta con il fatto che gli studiosi si aspettano, per esempio, che i rappresentanti competano per il sostegno del votante mediano, quindi gli scienziati politici, e dove però appunto la polarizzazione descrive semplicemente un fenomeno empirico della società in cui viviamo, ma dove non ci chiediamo quali sono le radici della polarizzazione, ma semplicemente prendiamo questo fenomeno, lo reifichiamo e senza chiederci quali sono le radici non le interroghiamo mai abbastanza. E quello che io ho cercato di riflettere è appunto il fatto che l'ideale di moderazione che sta a fondo di questa critica alla polarizzazione che noi troviamo è un ideale anche quello ambivalente. Può essere positivo e praticabile se il punto di partenza è un ordine largamente giusto, ma lo è molto meno se si prende sul serio uno status quo ingiusto e la necessità di perseguire un cambiamento di vasta portata. E mi sembra ovvio che di fronte alle crisi che noi attraversiamo, che non sono crisi soltanto di stati nazionali, non sono crisi soltanto di città, di paesi, ma sono crisi globali, di portata globale, è importante riflettere proprio su questa dinamica del coordinamento del conflitto, di modo che si possa intervenire per riflettere e per rispondere alle crisi. E secondo me i partiti politici e i meccanismi costituzionali più ampi che il partito politico, che sostiene il partito politico, rimane sempre una delle forme più adatte a questo fine. Un po' perché appunto chi prende parte, chi ci tiene, chi sostiene un punto di vista di principio è strutturalmente disposto a dare un nome al conflitto, ad articolarlo sul spazio pubblico, a combattere per le proprie idee, piuttosto che per identità, per interessi sociali esclusivi, e un po' perché in quanto organizzazioni i partiti possono essere luoghi di istruzione, di partecipazione, di impegno politico
oltre che di legami di solidarietà. Ed è vero che l'impegno politico, sì, a volte può essere messo, come ci dicono i critici di critica alla polarizzazione, può essere messo al servizio di cattivi propositi, che la prospettiva parziale del partigiano può essere una qualità negativa, però secondo me rimane una risorsa indispensabile con cui modellare un ordine più giusto e più legittimo. E quindi direi, come veramente ultima frase, invece di tentare di sterilizzare i partiti nel nome della moderazione, è meglio entrare e farne parte per cercare di rimodellarli. Grazie. Allora, grazie Lea. Alcuni temi interessanti emersi, potrei sintetizzarli così aprire anche un po' alla possibilità di discutere. Il primo, sembra di aver capito, è di analizzare questi che sono detti valori in politica come la moderazione o la virtù all'interno del contesto. Cioè il contesto è importante e non ci sono, come tutte le virtù politiche, non sono assolute, sono sempre contestuali. Quindi in alcuni casi essere radicali è molto moderato. Cioè, paradossalmente fare il lavoro del moderato, mentre il moderato portato all'idiozia o alla radicalità estrema è suicida in qualche modo. Cioè, quindi il contesto, e quindi sarebbe interessante sapere che contesto: istituzionale, contesto normativo, contesto culturale, contesto socio-economico, cioè in quali di questi domini la moderazione è rilevante o più importante. Nel sistema economico, per esempio, non è forse la stessa cosa che il sistema politico, oppure sì. Quindi questo è il primo aspetto che mi interesserebbe molto che tu affrontassi, è di non considerare la politica come una bolla autonoma, perché è legata alla società e quindi è legata anche degli interessi o delle sfere di vita dove probabilmente la moderazione ha un altro ruolo. E può portare all'opposto, non lo so, però ci pensavo a questo. E il secondo tema che sarebbe altrettanto interessante è la concezione di partito, che ha la caratteristica di essere da un lato un meccanico, una macchina, perché lo è, c'è questo aspetto macchinista, insomma, ma dall'altro lato è anche una categoria, un'entità, un corpo capace di non so memorizzare, ricordare la memoria, di imparare, quindi anche di cambiare la propria struttura se necessario. Quindi non è che il partito, come i liberali molte volte tendono a partire da insomma, Tocqueville in poi, sono associazioni che gli cittadini costruiscono per il loro interesse. Sembra invece che questo partito sia qualcosa che vada al di là della semplice associazione volontaria nata fra me e te che ci mettiamo insieme, che acquisti andando avanti una vita sua che sviluppi queste caratteristiche. A questo punto quindi ti chiedo, tu presumi il partito diciamo buono, il Partito Democratico, però ci sono anche gli altri partiti che fanno questo discorso. Tu menzionavi il Partito Fascista, nasce come movimento, diventa partito, però aveva tutta l'interesse e la volontà di essere ben altro rispetto al partito minimo macchina, voleva proprio essere inglobato. Ecco, quindi che differenza poi tu proponi di fare fra forme di partigianeria e quindi di partito partigiano più o meno, non dico buono, ma insomma democraticamente digeribile. Infine, l'ultima questione, secondo te, se il partito ha questa capacità, diciamo, creativa, non semplicemente di riflessione o di registrazione, ma anche di creazione di potenziali scenari, forse in questo cul-de-sac nel quale l'Europa si trova oggi, che non è mai né carne né pesce ormai da tanto tempo, questo aspetto, l'aspetto della mobilitazione via partito nella dimensione europea, potrebbe essere una chiave per uscire e pensare che non si possa sempre andare avanti per ragioni istituzionali, normative e burocratiche, ma occorrerebbe prendere l'altra strada, questa strada che ha dimostrato a livello di stati nazionali a partire dal 700 in poi, ha dimostrato di essere capace di creare istituzioni e non semplicemente di essere una registrazione. Bene, io mi fermerei qui e poi se tu vuoi rispondere oppure no, oppure apriamo direttamente a chi Magari ti posso dire una cosa molto probabilmente, ma anche dalle ultime. Sì, io sono d'accordo, direi che è importante. Una
Uno degli elementi che rende il partito indispensabile è proprio il fatto che sia anche generativo, cioè non è soltanto che è lì che prende gli spunti della società, ma che anche ripete e riesce a trasformare quegli spunti in proposte concrete e strutturali. Però quando si tratta, e io sono molto a favore del fatto che, per esempio, secondo me il concetto di rappresentanza va rivisto al di là degli stati nazionali, e che ci deve essere una forma di coordinamento transnazionale, per esempio, tra partiti, diciamo, per dire progressisti, di modo che ci sia poi una critica dell'Europa che anche se effettivamente efficace, come un altro fatto che si tratta di dibattito intellettuale, ma che si faccia anche, diciamo, per riuscire a generare proposte istituzionali. Secondo me però il problema lì è che è dove il momento in cui questa funzione del partito come macchina elettorale scontra con quest'altra funzione generativa del partito, perché lì secondo me è vero che c'è proprio un ostacolo, cioè un incentivo di fondo che rende i partiti incapaci di transnazionalizzarsi, perché i cittadini, i voti che devono raccogliere alla fine sono sempre quelli del contesto. E secondo me un po' la trappola dei partiti di sinistra è stata proprio questa, che da una parte loro hanno un'analisi ideologica della società, della crisi, della internazionalista, che è internazionale, transnazionale, però una constituency, cioè un gruppo a cui fanno riferimento, che è per strutturalmente nazionale. Ed è stata questa un po' la tragedia di tutto il XX secolo, che loro si sono sempre mobilitati e non potevano che mobilitarsi su fini transnazionali, però sempre con un dominio, diciamo, nazionale. E per me la sinistra da questo punto di vista è veramente a un bivio, nel senso che a un certo punto deve decidere se continuare a cercare di vincere le elezioni e magari a corto termine riuscirci, ma come non si sa, perché uno, abbiamo visto tutti che fino hanno fatto i socialisti francesi, e secondo me non è che le sinistre in Europa sono lontanissime da questo modello, oppure dirsi vabbè, noi adesso smettiamo di pensare solo alle prossime elezioni e cerchiamo di avere un progetto più di lunga durata, più una visione istituzionale un po' più sofisticata, anche se a corto termine questa cosa ci costerà le prossime elezioni. Questo secondo me è un po' un dilemma di fondo che sorge per tutti i politici, per tutti i partiti politici, e che sorge proprio dalla struttura istituzionale in cui devono confrontare. Guarda, la differenza tra partiti buoni e partiti non buoni, io direi che da una parte è una questione di giustificazione democratica, nel senso che quello che rende il partito partito e non fazione è proprio la rappresentanza nel nome di tutti, e che lì c'è un discorso anche più astratto che va fatto, cioè quando un partito rappresenta, chi rappresenta e per cosa? E è vero che i partiti da una parte rappresentano una costituzione, cioè i lavoratori, eccetera, però storicamente hanno sempre rappresentato queste parti anche nel nome di un ideale universale. Quando il partito non rappresenta nel nome di un ideale universale, ma rappresenta con promesse che sono esclusive, cioè che dicono no, gli immigrati no, oppure bisogna escludere questo, allora secondo me il partito non è più partito, ha smesso di svolgere la sua funzione di partito ed è diventato fazione. E questa è la fazione della nazione. Sì. Sì, e poi invece la domanda sul contesto, secondo me, il discorso del contesto lo facevo semplicemente per dimostrare, perché poi va fatto un discorso molto più lungo, no, su come si articola il contesto, cioè, però era semplicemente per dimostrare i limiti di una posizione di moderazione che dice bisogna essere moderati, però non si sa perché bisogna essere moderati, cioè, magari ci sono circostanze in cui non bisogna essere moderati, anzi, quando adesso negli Stati Uniti si è vista un po', per esempio, visto la Corte Suprema, tutta la cosa di Roe versus Wade, eccetera, le campagne sull'aborto, eccetera, lì mi sembra che difendere la Corte Suprema, le decisioni precedenti, è un atto di partigianeria, che però non è un atto di moderazione, nel senso che la moderazione ti direbbe no, facciamo un'altra cosa, e invece è un atto in cui proprio bisogna essere di parte per difendere istituzioni non di parte, esatto. Bene. Ok, good. Sì, Pierignati. Perché no? Sì. Grazie. I punti sono tanti, li stimo tantissimi. Io però ho un approccio meno normativo, un po' più politologico. Nel senso che comincerei col dire che
difficile dare delle definizioni così normative sui partiti. Esistono partiti di tipo diverso, che possiamo analizzare sotto vari criteri, e poi se ci piacciono o meno è un altro discorso. E, la distinzione quindi tra un partito buono e un partito non buono non la utilizzerei in un'analisi, nell'esprimere delle preferenze. Ora, però, queste preferenze possono essere anche fondate su qualche punto. Quindi un partito che difende un ordine costituzionale può essere considerato buono, un partito che vuole cambiare un ordine costituzionale può essere cattivo, ma dipende anche più dal contesto, qual è l'ordine costituzionale. Può essere un ordine costituzionale autoritario e un ordine costituzionale liberale. È diverso se io difendo l'ordine costituzionale dal punto di vista che sia liberale che sia autoritario. E questo si lega al problema della polarizzazione. Chiaramente la polarizzazione in sé non può avere nessun valore, nessun'altra definizione. La polarizzazione è semplicemente un elemento descrittivo, vale a dire distanza che esiste tra i poli che sono posti all'estremità del continuo tra destra e sinistra. Quindi c'è polarizzazione, c'è grande distanza tra un partito che si colloca a destra e un partito che si colloca a sinistra, non c'è polarizzazione se i partiti non sono collocati così lontani. Ma il problema è che la loro lontananza può essere problematica per il sistema o non problematica per il sistema. Dipende se chi è a un polo e all'altro è contro l'ordine costituzionale. Nel caso in cui sia contro l'ordine costituzionale, la polarizzazione chiaramente è qualcosa che mette in tensione il sistema. E quindi rischia di provocare la caduta del sistema, classicissimo caso di spagnolo. Altro discorso è se invece la polarizzazione è all'interno, è espressione di partiti che non contestano l'ordine costituzionale. La polarizzazione che si è verificata in molti paesi europei tempi non recentissimi non era causa di tensioni per il sistema. Lo stesso spostamento a sinistra molto forte del Partito Laburista, un'esperienza di Corbyn che ha certamente allargato di molto la distanza tra conservatori e laburisti, quando invece per tantissimi anni la loro distanza era poca. Di qui quindi l'idea che un'idea che stiamo che molti si portano dietro come un vestito che non riescono a togliersi, cioè del fatto che bisogna competere perché gli elettori sono tutti in mezzo e quindi bisogna avere delle politiche moderate e quindi convergersi in centro perché là c'è il nocciolo da spolpare, che invece è una cosa ormai vecchia e vetusta da anni 50, e sappiamo anche dal punto di vista politologico che ormai da 30 anni, contrariamente a questa immagine, cui bisogna andare al centro e fare politiche più moderate per vincere, è molto più efficace politicamente anche la posizione di chi sta in posizioni più estreme e presenta con forza le proprie posizioni, cioè cui fidelizza gli elettori perché presenta delle alternative molto chiare, molto nette. Non appanna le proprie posizioni per andare verso il centro, per andare e confondersi istantaneamente con l'avversario, ma al contrario enfatizza le proprie. In questo caso quindi la polarizzazione è un elemento. E la moderazione è un elemento negativo, perché la moderazione è esattamente l'aspetto che tu giustamente citavi, ravvisato come l'elemento per cui i partiti hanno perso capacità attrattiva, che sembrano tutti uguali. E di qui quindi la compressione del fenomeno populista di ogni anno. La reazione è esattamente tutto questo, tutto uguale, a questo punto vogliamo tutto diverso, buttiamo all'aria il sistema. Un ultimo punto, molto interessante, sull'aspetto della durata, che però io metterei un altro piano, perché giustamente dicevi di partiti sono quelle organizzazioni, perché si intende organizzazioni, sono quelle organizzazioni che hanno una persistenza nel tempo, perché poi essendo organizzazioni non è tanto che
sviluppano al loro interno delle passioni politiche continue, tali per cui questo forse succedeva in passato, non credo succeda tanto, ma direi che soprattutto sono delle organizzazioni che, come tutte le organizzazioni, hanno un principio fondamentale, che è quello di sopravvivere e continuare la propria vita. E quindi si danno dei fini a volte cangianti, cangianti di volta in volta, proprio perché devono avanti, devono avere baracca sostanzialmente. E non devono mangiare nemmeno troppo, perché da soli. Allora, però, il problema appunto dell'organizzazione fa sì che ci sia una durata nel tempo, e che questo quindi io lo metterei in relazione con l'accountability, un termine difficilmente traducibile in italiano, è chiedere conto. Perché in realtà tutte le altre alternative al partito politico, che io ho citato prima, poi alla fine, chi è responsabile delle decisioni che sono state prese? Con chi me la prendo io se queste decisioni sono state sbagliate? Mentre invece i partiti, che sono elementi di continuità nel tempo, che si presentano quindi alla valutazione dei cittadini, alle elezioni successive, a loro possiamo chiedere conto. Quindi è la durata che ci consente di avere una possibilità che ci siano risposte alle nostre domande, e che noi possiamo premiare o punire chi si è comportato secondo le domande che noi cittadini abbiamo espresso. Grazie. Sì, io sono d'accordo, magari non so se non siamo d'accordo sulla valutazione normativa dei partiti, perché mi sembra che quando si parla per esempio della difesa dell'ordine costituzionale, quindi si dice alcuni partiti, quelli che contestano o non contestano un ordine costituzionale, in fondo si esprime un giudizio di valore sull'ordine costituzionale. Quando si distingue tra un sistema autoritario e un sistema liberale, c'è comunque anche lì un giudizio di valore che viene espresso quando si fanno queste discussioni. Quindi la normatività non è in realtà fuori dalla nostra valutazione del sistema politico. Quello che io cerco di fare è di dire: allora, noi quello stesso ragionamento che facciamo, il ragionamento normativo che facciamo quando valutiamo le istituzioni come la Costituzione, lo Stato, quando facciamo distinzione tra un ordine autoritario e un ordine liberale, potremmo farle anche parlando dei partiti, e potremmo chiederci qual è rappresentanza che è normativamente giustificata e qual è la rappresentanza che non è normativamente giustificata. E quindi lì non mi sembra, non so se siamo in disaccordo, però mi sembra che è importante anche lì introdurre degli elementi normativi nella discussione sul valore dei partiti e sulla definizione di partito, che poi è quella da cui io partendo le mostre e le mie analisi. Altre questioni? Prego. Richiesta di precisazione rispetto alla terminologia utilizzata, perché mi sembra che polarizzazione sia stata utilizzata un po' come un sinonimo di radicalismo e moderazione come sinonimo di capacità di mediazione. Allora, da una prospettiva non politologica ma storica, no, penso ad esempio all'Italia degli anni 70, dove la polarizzazione politica era forte, comunque diciamo la storia europea nei decenni della guerra fredda, no? Una polarizzazione la si viveva quotidianamente, era radicata anche nelle culture politiche. Eppure anche i partiti più radicali per le posizioni politiche erano soggetti capaci di mediazione politica, no? Quindi capaci di contribuire a mantenere un tessuto sociale anche polarizzato, ma comunque anche dialogante, no? All'interno di una sfera pubblica ampia, articolata, ma che appunto capace di dialogo, no? E mentre le forme di polarizzazione a cui faceva riferimento adesso mi sembra rispecchiano più l'attuale percezione di posizioni estreme o opposte, ma incapaci appunto di
dialogare, quindi di giungere anche a delle mediazioni, no? E questa è forse proprio la debolezza dei partiti oggi, che sono comunque ancora in qualche modo mantengono un'ossatura, diciamo, anche di diciamo quella valore, no, di organi di strutture rappresentative di grandi gruppi sociali, ma sempre meno capaci di mediare. In realtà è proprio questo il mio punto. E quando chi critica la polarizzazione di solito estende la critica della polarizzazione anche alla critica della forma partito, del partito politico, e dove il partito politico viene criticato proprio perché diventa veicolo di polarizzazione. E secondo me questo succede proprio perché si è persa la sensibilità, l'attenzione all'elemento mediante di un partito politico, anche quando le posizioni, magari l'ideologia da cui prende le mosse, eccetera, non è un'ideologia di moderazione. E questo è un po', secondo me, dove gli scienziati politici, Fiorina, eccetera, quelli a cui che avevo io in mente quando discutevo il concetto di polarizzazione, è proprio quello il problema. Cioè, si fa una critica al concetto di polarizzazione e si dice spesso i responsabili della polarizzazione sono i partiti politici. Perché secondo me si è persa la memoria di un partito politico che può essere capace di mediare quando rappresenta, se conserva questa capacità rappresentativa basata anche sul commitment, no? Sugli ideali, sui valori, eccetera. Si perde d'occhio questo e poi diventano tutti partiti semplicemente che polarizzano. Questa è un po' il... Quindi sì. Per rimanere sul discorso della capacità rappresentativa appena menzionata, mi chiedevo, e qui le chiedo appunto di magari offrirci qualche esempio in base a contesti sia nazionali, geografici che storici differenti, quanto pesa dal suo punto di vista la presenza di diverse leggi elettorali? Diverse? Leggi elettorali nella reale capacità dei partiti di rappresentare interessi, conflitti, ceti sociali, classi sociali. Perché ciò, soprattutto se adottiamo una prospettiva abbastanza schiacciata sulla contemporaneità, sembra essere particolarmente significativo. Forse, se pensiamo invece agli anni 70 citati da Marica Tolomelli, la questione era un po' diversa, almeno dal punto di vista dell'Italia. Io penso che il sistema rappresentativo sia importante, anche perché poi quando uno, per esempio, in un sistema, in Inghilterra c'è un sistema maggioritario, il livello di compromessi che uno deve fare con partiti minori oppure con cambia a seconda del sistema elettorale in cui uno si trova. Però secondo me non è vero che in tutti i sistemi elettorali questa capacità rappresentativa del partito, cioè è una questione di gradi, le differenze tra i partiti in questa capacità di rappresentare, ed è una questione che si pone quando ci si arriva al punto delle leggi, di quali leggi si fondano, di come governare. Però non c'è motivo che quando i partiti sono all'opposizione oppure fuori, cioè quando svolgono la loro funzione di partito nella società, secondo me lì il sistema elettorale è meno importante. È importante quando si discute di quali leggi, quando si fanno i compromessi di governo, ed è importante perché magari cambia anche l'identità del partito a seconda di quante pressioni di alleanze ci sono in un sistema maggioritario, un sistema proporzionale, eccetera. Però la capacità di base di cui sto parlando io, il valore normativo del partito, secondo me rimane simile a prescindere dal sistema elettorale in cui uno si trova. Sì, però ce l'avrei. Dunque, mi sembra che parliamo di oggi, no? A me sembra che i partiti non svolgano davvero quella funzione rappresentativa, non tanto di organizzazione per le elezioni, ma proprio rappresentativa nella società. Per esempio, questo paese è un paese che ha moltissima attività social e su internet, pieno, creiamo tempeste quotidiane su tutte le questioni, ma ha una incapacità organizzativa delle attività come società o come cittadini che è straordinaria, per cui alcune parti della società hanno molta organizzazione e molti interessi organizzati, la parte più forte, più stabile.
da parte dei cittadini ordinari che non hanno specifici interessi sui quali diciamo associarsi, sono diventati iperattivi nella dimensione del web, ma totalmente inattivi nella società. E i partiti non hanno, anche i partiti di riferimento, non hanno essi stessi la capacità di porre un limite a questo, di risolvere questo, perché essi stessi sono refrattari all'organizzazione, un po' perché non l'hanno voluta e la volevano abbandonare la crisi dei partiti, eccetera, un po' perché quando ci provano a tornare ad avere organizzazione non sono più capace, ecco, per la questione della memoria, della durata, della stabilità nel tempo, eccetera. E non è più che una domanda, è un po' un'osservazione, per cui a volte il partito sembra un desideratum, un punto di una nostalgia, di un fatto che non c'è, non esiste nelle cose. Sì, io sono d'accordo su questa cosa, che loro, ma secondo te qual è l'ostacolo di fondo? Cioè, quando loro ci provano a ricostituirsi, a tornare a questa, ad essere appunto motore di sviluppo anche intellettuale, anche un punto di discussione. Secondo me, cioè, come la vedo io, è il fatto che non si mobilitano più a partire dalle idee, cioè, non c'è più una mobilitazione a partire dalle idee, quindi le persone non si riconoscono nel partito perché non trovano un messaggio con cui riconoscersi. Io posso anche cercare di organizzare, però se non ho una visione di fondo che mi permetta di organizzare i soggetti, loro perché dovrebbero venire da me anziché andare da un'altra parte? Sì, c'è questo, ma c'è anche un altro elemento, secondo me, perché il partito è veramente un luogo per trovare lavoro, diciamoci la verità, ovvero per avere una posizione pubblica. La divisione del lavoro è importante per il partito, cioè selezionare alcuni affinché svolgano la loro funzione pubblica. Quindi chi si dà alla politica non lo fa perché vuole organizzare, creare un partito, ma perché vuole trovare una posizione all'interno della dimensione politica, chi nel lavoro, nell'università e chi in politica e nelle istituzioni. Cioè è proprio quella la dimensione del partito macchina che cerca, che ha sostituito l'altro, per cui l'altro rimane un ideale su cui si scrive, ma di fatto c'è soltanto quello. E questi non hanno nessun interesse a fare il partito, sì, perché stanno già bene così. Ma io sono d'accordo, però per esempio, secondo me ci sono delle cose che uno potrebbe fare all'interno dei partiti per cambiare questa dinamica. Per esempio, se uno ha un sistema di revoca, per cui tu puoi fare il parlamentare solo per 4 anni e poi basta, e hai un ricambio della classe dirigente all'interno del partito, secondo me ci sono modalità di rivitalizzare, di riformare, uscire un po' da questo sistema della macchina e tornare a una cosa un po' più democratica, perché anche quella è una cosa di design democratico. Sì, probabile, però una volta non ci può, cioè deve almeno stare 2 turni elettorali, perché l'accountability vuole che tu sia, che tu non possa avere libertà di andartene dopo 4 anni, perché allora sei libero di fare quello che vuoi, cioè devi ripresentarti per la rieleggibilità, quindi almeno 2 turni devi farteli. Noi abbiamo avuto un Presidente della Repubblica, io mi ricordo, Napolitano, quando fece il secondo mandato come Presidente della Repubblica e andò a fare il discorso in Parlamento, si commosse perché disse che era da 60 anni che stava in Parlamento. Io trovo che sia una vergogna, oggettivamente, ma ecco, questo non dovrebbe essere uno che sta in Parlamento 60 anni o uno che sta nelle istituzioni tanti anni. Quindi questo trovare lavoro attraverso il partito ti porta ad avere la stabilità della funzione e quindi è difficile costruirlo. Dopodiché il partito serve a questo. È un luogo di costruzione di carriere, questo è... Sì, siccome c'è divisione, il partito è diventato uno strumento di divisione del lavoro, sempre più importante, ma è così nato dalle elezioni in poi, dal 6-700 in poi, adesso è diventato veramente una professionalizzazione. Però appunto secondo me c'è una distinzione di fondo tra l'apparato burocratico, sì, dello Stato e la parte più diciamo democratica, di rappresentanza, eccetera. Secondo me il fatto che il partito venga completamente schiacciato su questa parte burocratica che diventi un lavoro, eccetera, è quello che poi distrugge l'aspetto democratico. Perché se invece ci fosse, uno dice, vabbè, sì, l'accountability, però non è che solo il partito che deve essere accountable, sì, ci sono anche altri elementi, sì, cioè il giudiziario, il potere esecutivo, cioè ci sono anche altri aspetti, meccanismi di governo per cui uno preserva l'accountability. E invece il partito dovrebbe essere proprio il punto dove è la volontà che si forma. Infatti, cioè alla fine mi sembrerebbe di dire che proprio quel partito che era solo burocrazia nella tua Albania prima
prima della fine di tutto, è molto simile a questo, solo burocrati di partito, o piccoli, non sono grandi burocrati, sono anche certe volte minimi, però hanno posizioni che sono molto importanti da tenere, anche per il partito medesimo, perché se non ci fossero loro ci sarebbe nemmeno più quello. Questo è un paradosso. Va bene, se non ci sono altre questioni, non voglio finire con la negatività o il pessimismo. Ecco, eccola. Innanzitutto ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento e volevo chiederti giusto una cosa, visto che condivido tutto, condivido molto del tuo discorso, la centralità, l'importanza dei partiti e tanto anche la crisi dei partiti di oggi, e mi chiedevo, visto che sono d'accordo su quanto hai detto adesso, cioè che manca proprio la mobilitazione a partire dalle idee, cioè sono più ideologie, allora come mai c'è questa crisi di idee che sarebbe fondamentale, perché io mi occupo di sionismo, mi occupo di storia dell'ebraismo e nelle varie fonti che ho studiato il problema principale delle forze politiche e di un movimento politico è avere un senso, cioè avere un obiettivo politico. E la crisi avviene laddove questo obiettivo politico si raggiunge. Cioè tutti i movimenti politici vogliono conseguire il proprio obiettivo politico, il problema purtroppo è che nel momento in cui lo si consegue si entra in crisi. E noi oggi viviamo in questa crisi, cioè siamo... Abbiamo la storia dell'emancipazione alle nostre spalle, quindi cioè, come facciamo in un'epoca in cui insomma, i diritti sono più da difendere che non da raggiungere, da perseguire? Allora come facciamo a quindi rivitalizzare, a riportare l'importanza del partito al centro appunto della società, del dibattito, se però c'è questa crisi di idee? Lo so che è una domanda insomma, da $1 milione, insomma, però è la domanda che dovremmo farci, perché altrimenti insomma... Continuiamo a parlare, ma non si risolve il problema, cioè, quindi se hai pensato a questo. Ho pensato, però secondo me non è che c'è una risposta a questa domanda, nel senso che c'è una divisione del lavoro nella società e noi, ognuno occupa un ruolo sociale in cui all'interno del ruolo sociale che occupa fa la sua parte nel cercare di risolvere. Secondo me è vero che sì, i diritti vanno difesi, però questo è un po' anche un punto di vista da Occidente privilegiato, perché ci sono posti del mondo dove i diritti non ci sono mai stati, non ci sono tuttora, e dove appunto la povertà, lo stato sociale, il welfare, cioè, sono sempre rimasti un ideale. Quindi anche quello non va sottovalutato, il fatto che sì, qua in Inghilterra si parla sempre dell'importanza di difendere anche lo stato di diritto, il potere giudiziario, eccetera. Però... Insomma, è comunque un punto di vista non necessariamente maggioritario nel mondo, perché nel mondo invece, se uno prende la popolazione globale come unit of concern, la situazione è molto diversa. Insomma, i posti non hanno mai avuto mai stata la divisione dei poteri, non c'è mai stata una giustizia sociale. E quindi io partirei da qui. Allora, dal mio punto di vista è importante, io poi sono cosmopolita, quindi tengo sempre il mondo in considerazione quando si parla di trasformare l'istituzione, di rispondere alle crisi della società. Secondo me noi ci troviamo in crisi globali dove però le soluzioni a cui pensiamo sono sempre soluzioni nazionali e dove siamo completamente immersi nel punto di vista dello stato di appartenenza. E se non si fa questo salto di uscita dal proprio... stato di appartenenza come anche punto di vista di come orizzonte politico, è veramente difficile rispondere a crisi di questo tipo. Dopodiché, quali risposte uno fa? Gli intellettuali parlano, elaborano teorie, i politici prendono le teorie, c'è tutta una divisione del lavoro dove appunto c'è una parte intellettuale, una parte burocratica, una parte politica, una parte di esecuzione, quindi non c'è un'unica risposta. E poi comunque è anche importante, secondo me, che capire che la democrazia in fondo è mettere in atto certi processi, non avere sempre risposte e soluzioni pronte, più cercare di capire come si rinnovano le istituzioni, come si possono mettere in moto certi processi che ci permettono di arrivare a soluzioni più adeguate, quindi anche un po' un trial and failure. Grazie molto, grazie.